Subito da Andrea Eusebio per le prime dichiarazioni di Vai. Stefano Pioli, da ex allenatore del Palermo. È stato esonerato questa sera, Andrea. Sì, ha appena rilasciato un commento a mediagol.it l'ex allenatore del Palermo. La notizia dell'esonero mi è stata comunicata soltanto da pochissimo tempo. Io ovviamente sono ancora a Palermo, dove comunque ho intenzione di rimanerci per tutto l'anno. Non credo di muovermi dalla città, dice Pioli, che evidentemente, ben conoscendo Zamparini, forse auspica ad una richiamata da parte di Zamparini. Ricordiamo, il tecnico del Palermo appena comunicato è David Mangia, ex allenatore della Primavera del Varese. Eccolo qui, dichiarazioni riprese da mediagol.it, sito molto vicino, vicino alle cose rossonere. C'è stato poi un giallo questo pomeriggio per il Palermo, perché Sogliano era vicino alle dimissioni e probabilmente proprio il fatto di aver confermato Mangia, o meglio, come allenatore, promosso, confermato appunto come allenatore del Palermo, probabilmente ha spostato un pochino gli equilibri. Però ragazzi, Andrea, tu sei convinto che Mangia rimane l'allenatore del Palermo per la prima giornata? Infatti quello che non capisco io. Dicevo per Pioli contratto bimestrale. Non so. Io vado controcorrente, secondo me non bisogna sottovalutarlo come allenatore. Cioè, so che non è un allenatore. Solo a sentirlo nominare. Non è un allenatore da grande piazza, però ha fatto delle bellissime cose con il Varese. Ha vinto il campionato, ha vinto il girone di Primavera. È arrivato in finale. Del numero di telefono di Mangia, magari più tardi proviamo a chiamarlo al telefono in diretta qui a Campionato dei Campioni. Prima però, Nicola, ricordiamo il numero per scriverci in diretta. Chiediamo ai tifosi nerazzurri se sono soddisfatti del mercato dell'Inter. Sì, il numero per scriverci è il 336-74-6384. Oppure sulla nostra fanpage di Facebook Campionato dei Campioni Odeon TV. Aspettiamo i vostri commenti. Cristian Recalcati, adesso andiamo a vedere per cortesia il cartello grafico che riassume tutti i movimenti nerazzurri per quanto riguarda la sessione estiva. Abbiamo dato 5,5 al mercato dell'Inter. Cioè, avete dato 7 alla Juve e 5,5 così. Sì, in effetti. Però hai venduto il tuo, dai ragazzi. La redazione. A parte la redazione. Sì, la redazione non so chi sia, sarà Eusebio, ma io... Gli deve dato un bel 5 fa. Poi negli acquisti manca un certo Kučka, io non lo vedo. Kučka dov'è? Ma a gennaio, credo. Nelle cessioni c'era Viviano, ha fatto il contrario, però vabbè, facendo finta di nulla. Kučka a gennaio, Cristian, perché tra l'altro... ho capito, Viviano negli acquisti è gennaio. No, quello sì, è vero. Ok. Però 5,5 non mi sembra il voto. Io darei un 6,5 buono. Tranquillo, cosa 6,5. Tu, ma anche i tifosi in azzurro. Tranquillo, 6,5. Abbiamo perso il centravanti numero 9. Io intendo il numero 9 più forte del mondo. L'abbiamo rimpiazzato con due giocatori. Uno che vede la porta, che è Forlan, capocannoniere degli ultimi mondiali. L'altro è Zárate. Secondo me abbiamo fatto buono. Adesso arrivo da te, Andrea Losappio, che mi fai un'analisi del mercato nerazzurro. Nicola Balzani, dall'altra parte del Naviglio. Adesso Luca Valtorta ti fa vedere la formazione dell'Inter per la prossima stagione. La temi questa Inter? Ma no, perché fondamentalmente perdendo Eto'o, secondo me obiettivamente hanno perso tante, come se il Milan vendesse Ibrahimovic in questo momento. E diciamo che l'incognita dell'Inter è secondo me la difesa 3, al di là degli uomini, adesso non so se Cristian è d'accordo o meno, al di là degli uomini e degli attaccanti, secondo me Gasperini non può giocare con la difesa a 3, perché rischi un'imbarcata. E Stefano, proprio la questione del modulo penso che terrà banco per tutto il campionato, perché innanzitutto ci sono le parole di Massimo Moratti che commenta il calcio del mercato estivo della squadra nerazzurra dicendo siamo fortissimi dopo l'arrivo last minute di Zárate. E poi la domanda del giornalista di Repubblica che gli chiede, si è detto anche di un Moratti in polemica con Gasperini per l'atteggiamento tattico, il patrono nerazzurro dichiara basta che uno respiri e si creano polemiche, in realtà lascio tutta la libertà al tecnico di gestire a piacimento, se le cose non andranno bene sarà lui stesso a voler cambiare modulo. Allora, Cristian, io ti dico una cosa, un attimo. Il signor José Mourinho partiva con il suo 4-3-3. Quando si è accorto che la squadra con 4-3-3 dopo due o tre partite imbarcava acqua da tutte le parti, è tornato a 4-3-1-2 classico di Roberto Mancini a rombo, che ci ha fatto vincere. Molto probabilmente lui partirà col 3-4-3, dopo si accorgerà che il 4-3-1-2 sarà più schema. Ma cosa sono servite le amichevoli allora? Le amichevoli e la Supercoppa cosa sono servite? No, io sinceramente... Allora, la Supercoppa dopo 2 minuti e mezzo mi sono addormentato perché è una roba pazzesca. E sinceramente le amichevoli... Prendi tre gol con il Chievo in un amichevole. Io pianto perché ho detto, ragazzi, io spero che arrivi il mercato svelto
il giorno finale. Ma anche quella prima, il pareggio. Però se vediamo la vera Inter con Forlan, Zarate e Milito, o Pazzini che sia, contro il Chievo, in una partita vera, secondo me vince 4-0. Allora, un attimo Andrea, veniamo subito da te per un'analisi sul mercato dell'Inter. Nicole, cosa dicono da casa i tifosi dell'Inter? Allora, da casa ci dicono, riguardo appunto all'arrivo di Forlan e Zarate, Manuel dice, ma ridicolo, si è già scordato di Eto'o? Se no c'è Giuseppe che dice Zarate e Forlan non valgono mezzo Eto'o. E Francesco ancora scrive, con la partenza di Eto'o e l'arrivo di questi due l'Inter ci è andata a perdere molto. Lo sappio. Io sono abbastanza d'accordo sul tenore dei messaggi, ma perché, e lo dico a Recalcati, è la stessa discorso che faceva prima. Se vi dà le pazienza non valgono Felipe Melo e Sissoko, o comunque li valgono quasi, però Eto'o e Pandev secondo me valgono molto di più degli Zarate e dei Pandev no, secondo me Pandev no, obiettivamente no. Allora, Eto'o posso dire, io dico però solo Zarate che è più forte di Pandev. Adesso me la fate vedere la Pandev alla Lazio aveva fatto molto meglio che Zarate nell'ultimo anno. Ho capito, ma però Pandev Forlan all'Inter l'anno parte scorso l'anno ha fatto 8 gol dai Liga. Però insomma, 8 gol nella Liga. Però l'anno scorso Pandev non è che abbia fatto chissà cosa. L'anno del triplete sta bene con la maglia dell'Inter, Recalcati, sta bene Zarate con la maglia dell'Inter. Ah, Zarate. Zarate. Credo, obiettivamente, dai, Pandev. No, obiettivamente. L'anno del triplete, visto che lui dice 8 gol Forlan, l'anno del triplete invece 13 gol Samuel Eto'o. Comunque, da un punto di vista economico, e giocò terzino negli ultimi due mesi. Zanon, esatto, da un punto di vista economico è una buona operazione quella di Zarate. Prestito a 2,7 e Zanon, mi confermi che non c'è l'obbligo del riscatto. Non c'è l'obbligo del riscatto, e questa è la cosa positiva per l'Inter. 2,7 milioni di euro per un giocatore che costa tanto, perché lo dito che arriva 20 milioni di euro per il cartellino, è un'ottima offerta. Però io penso che Zarate non sia un giocatore di prima fascia, non lo è stato alla Lazio, perché deve esserlo all'Inter. Cioè, è un'incognita. Mentre Forlan è un giocatore affermato, io credo che Forlan sia un giocatore molto sottovalutato, anche se ha 32 anni, è stato pagato poco. Forlan è un giocatore che regalerà soddisfazioni all'Inter. Zarate invece è un giocatore che ha un talento infinito, ma non lo sfrutta, due anni con la Lazio, sia con i piedi che però ha fatto, sia di testa. Posso dirti la stessa cosa? Quando l'anno scorso arrivò al Milan, Robinho, io risi per un anno e mezzo, per un'ora e mezza, e dissi, voilà, è arrivato Quaresma al Milan, proprio così. E invece mi ha stupito. Perché fondamentale è Robinho. Più Robinho di Ibrahimovic, Ibrahimovic è fantastico. Robinho ha fatto un campionato incredibile. Ma è stato determinato. Non dico che Zarate quest'anno debba fare un campionato incredibile, però secondo me è un aiuto. Però io credo che Robinho però un'altra cosa. Ci sono due cose importanti. Okay, i casi erano due. O stava Zarate 40 o Palacio. Due anni prima. O Zarate o Palacio, ragazzi. Vabbè, allora è meglio Zarate. Vabbè, allora. Io credo che ci sono due cose importanti da dire. La prima, Robinho è arrivato al Milan, ma era titolare nazionale brasiliana. Esatto, però veniva da un annaccio, da 40 milioni da due anni, anche all'ultima però era un'incognita, però era la volta, ragazzi, però era titolare. E la seconda cosa è importante, la società adesso per Zarate, perché il Milan è stato importantissimo per la ricrescita di Robinho in maglia rossonera e la riconferma sul panorama europeo. Voglio vedere l'Inter e anche il gruppo degli argentini, che sarà fondamentale per Zarate. Allora, devono insegnargli soprattutto la prima cosa principale. Zanetti deve fare passare il pallone, deve dirgli che la palla va passata a Snyder e ai suoi compagni. Stefano, leggiamo le dichiarazioni allora di Mauro Zarate, neointerista. È stata una trattativa dura, abbiamo lottato per andare all'Inter, dice l'attaccante argentino. Sono contento, l'Inter è stata la prima scelta, ora non vedo l'ora di allenarmi e fare bene. Zarate, ricordiamo che era cercato anche dall'Arsenal e dal Manchester City. Ma vogliamo dire la verità, lo sappio, Zarate era la prima scelta dell'Inter o è vero che l'Inter fino alle ore 16 ha tentato di portare a casa Palacio? Allora, la prima scelta era Palacio, perché la prima scelta Gasperini aveva detto io voglio Palacio, voglio Palacio, voglio Palacio. Poi, prime scelte di oggi, perché se andiamo a vedere le prime scelte degli scorsi giorni, degli scorsi mesi, magari c'era Tevez, magari c'era, come diceva bene Recalcati, Lavezzi, magari c'era Lucas, però è chiaro che in questo quadro Palacio fino a un certo punto andava a restringere era, a due nomi. Esatto, era Palacio o Zarate. A quel punto meglio Zarate di Palacio, assolutamente. Sicuramente. Anche per età, uno mi sembra che abbia quanti anni ha? Un 82, però, l'altro 86. Io mi rivolgo a tutti 29, voi, non pensate che se Lavezzi non fosse se non fosse stato valutato così tanto, sarebbe stato ideale per l'Inter, al di là di Zarate, ma io penso che al di là di Palacio. Costruito per, con la mentalità di De Laurentiis di cercare di fare in Champions League chissà quale cosa, secondo me fa un punto. Va fuori su. Non fa neanche l'Europa League. Fa piacere, perché a Napoli stiamo perdendo. Esatto. Aspetta
fatto secondo me colpa, ne fa sei. Secondo me ne fa 6. Secondo te 6, secondo me è 1, ci vediamo poi. Dai, alla fine veloce che dobbiamo andare a leggere i messaggi. Secondo me non sfasciava il trio d'attacco, anche quando si leggeva all'inizio Amsica al Milan. Nicole, leggiamo qualche messaggio, dai. Allora, secondo Dario, l'Inter non ha fatto un brutto mercato, ma gli serviva qualcosa in difesa e il modulo a 3 non va. Secondo un altro nostro telespettatore, invece, l'Inter con Zárate, Forlan, Alvarez, Poli, non può ricevere tutto anche senza Eto'o. Voto mercato 8, grazie Moratti, tanto criticato, ma in verità ancora innamorato dell'Inter. L'anno del triplete ne cambiamo 7, quest'anno ne abbiamo cambiati 7. Mentre Stefano quando andò via Ibrahimovic si strapparono i capelli, ha detto che nessuno poteva sostituire Ibrahimovic e però, tu faceva schifo no aspetta Cris, però aspetta chi arrivò, però? L'hai sostituito con Eto'o, Eto'o comunque arrivava tutti dicevano questo, ma no ma io ero generale, okay. I tifosi dicevano Ibrahimovic un attimo sta assumendo i tratti di una vera telenovela l'operato di Zamparini questa sera, perché dopo aver esonerato Pioli e aver affidato la squadra a Davis Mangia, Zamparini dichiara: ho affidato la squadra a Mangia nell'attesa che Delio Rossi si decida e scelga di tornare sulla panchina del Palermo. Come lui, anch'io mi sono preso una pausa di riflessione e ho affidato la squadra a Mangia, dice Zamparini. Se Mangia dovesse guidare la squadra verso un clamoroso successo contro l'Inter, magari continuerà. Altrimenti io aspetterò Rossi. E così anche i palermitani saranno contenti. Ma Rossi ha ancora un anno di contratto? No, e poi ha detto che lui non vuole. La rescissione è già andato, ma tra l'altro scadeva nel 2011. Ma poi Stefano, loro confermano che tra l'altro De Rossi ha detto assolutamente che lui non intende tornare a Palermo. Per ora. Ma perché? Perché secondo me lui vuole tenersi buona alla Roma. Infatti, Stefano, ma mangia il panettone. Non mangia neanche il ghiacciolo. Non mangia neanche il ghiacciolo. Allora, pubblicità e poi parleremo di Milan, perché anche il Milan ha messo a segno un bel colpettino. Eh sì. Pubblicità. Sì.